Paolo Nardovino in collegamento con noi, Main Trend Analysis. Ti Buongiorno Giacomo, un caro saluto a tutti gli spettatori di Le Fonti. giro subito la domanda che ci è stata girata su Spotify, che è tra le compagnie che hanno sostanzialmente pubblicato la trimestrale oggi, e allora ci chiedono se proprio in virtù della caduta di oggi si può parlare di possibilità di acquisto. Se è una buy opportunity, allora oggi è la prima seduta di ribasso dopo 4 sedute di rialzo. Io aspetterei ancora, magari la seduta di domani per vedere se va a fare il test al supporto, che è il vero supporto, il minimo del 30 marzo è a 261,44. Quindi un test a quell'area di prezzo sarebbe più diciamo conveniente aspettare un giorno, 1 o 2 giorni, se dovesse fare un test a quell'area, anche perché poi lo stop a queste operazioni rialziste andrebbe comunque messo sotto il minimo del 16 settembre, che è in area 241, quindi 20 dollari sotto. Aspetterei un po', diciamo, il primo segnale dopo la trimestrale. C'è da dire una cosa, che questa trimestrale è la prima trimestrale che ha visto una seduta negativa dopo, diciamo, le precedenti, perché ogni volta che Spotify nelle scorse trimestrali ha rilasciato i dati, avevamo avuto un mercato che comprava il titolo. Oggi per la prima volta abbiamo assistito ad un mercato che vende il titolo, quindi un po' di prudenza aspetterei. Vediamo anche, oltre a Spotify, un altro titolo che ci viene domandato, e cioè Nvidia, un altro titolo che ci viene richiesto sostanzialmente dagli amici da casa, e cioè Nvidia che oggi perde lo 0,6%, quindi un movimento sicuramente meno forte rispetto a Spotify. Nvidia è un titolo guida, uno dei titoli guida del Nasdaq. Oggi sta facendo una leggera correzione, tra l'altro è tutto il settore, è tutto il Nasdaq che oggi sta correggendo. Comunque è uno dei titoli che, a mio avviso, va ancora valutato come titolo buy, perché è sui livelli massimi, sta facendo una leggera correzione, non mi preoccuperei, soltanto una perdita del livello 560, quindi molto lontano dai prezzi attuali, inizierebbe a far invertire la tendenza. Quindi ha fatto un massimo a metà di aprile, il 15 aprile, a 600, quasi a 650, 648, siamo su livelli di prezzo che possono tranquillamente essere sostenuti. Ricordiamo che Nvidia la trimestrale la rilascerà a maggio, il 25 maggio, è una delle ultime a rilasciare i dati, quindi starei ancora tranquillo sul titolo. Dato che, insomma, è giornata di trimestrali, come abbiamo ripetuto più volte, ci sono altri titoli da osservare che possiamo fare con Paolo Nardovino. Abbiamo visto Nvidia che esce un po' fuori da questo prospetto, abbiamo visto poco fa Spotify. Beh, insomma, altro titolo interessante è Pinterest, che oggi registra un calo abbastanza simile a quello di Spotify. Qui adesso vedo che siamo a meno 12,85. Sì, Pinterest ha dato dei dati che non sono piaciuti al mercato, soprattutto la guidance, sta facendo una seduta molto negativa. Anche su questo aspetterei magari la seduta di domani oppure un secondo minimo inferiore al minimo di oggi, e magari mi giocherei l'ipotesi di minimo fuori conteggio, perché il minimo di oggi viene dopo 4 sedute di rialzo. Però ha portato i prezzi al di sotto dell'ultimo minimo di swing. Siamo in una situazione di alert, e aspetterei anche fare lo stesso discorso fatto per Spotify. Aspetterei un consolidamento, magari un retest dell'area 62,5-62, e poi si può anche provare il long con lo stop. Però in questo caso lo metterei sotto al minimo del 5 marzo, quindi sotto i 60, 60 come livello di stop. Quindi è un po' più pericoloso Pinterest rispetto a Spotify.
Andando avanti, beh, insomma, oggi è soprattutto il giorno di Alphabet che sostanzialmente registra movimenti completamente opposti, insomma, e ha raggiunto anche un guadagno del 6%. Adesso siamo a più 4,04 in virtù di una trimestrale che batte le attese, e come se le batte le attese, dato che si tratta di un profitto record per il secondo trimestre consecutivo. Sì, stiamo parlando di una delle aziende più forti e più capitalizzate al mondo. Teniamo conto che le due conglomerate di Alphabet unite formano l'azienda più capitalizzata al mondo. Ieri ha dato una trimestrale molto buona che ha battuto tutte le aspettative. Infatti, oggi il titolo ha iniziato la seduta a $100 sopra, in questo momento sta guadagnando $101 dalla chiusura di ieri, però c'è una cosa da dire, che questo gap così ampio va valutato a fine seduta, perché abbiamo visto durante il corso della seduta uno spike molto alto. Io sto guardando Google, la classe C ha fatto un massimo a 2000 452,38, e adesso stiamo trattando quasi $50 sotto. Se dovesse permanere questo spike di giornata, la figura sul daily potrebbe anche indurre ad una figura di esaurimento del trend. Quindi poi il tutto è in funzione di quello che succederà stasera, perché stasera c'è la Federal Reserve, poi ne parliamo, e poi ci Sì. sono anche altre due trimestrali molto importanti, quella di Apple e di Facebook, che sono le altre due big che rilasciano i dati stasera. Quindi naturalmente chi è long sul titolo Alphabet fa bene a restare long. Metterei diciamo, dei trailing stop al di sotto dei minimi del 22 aprile, che è l'ultimo minimo di swing che ha fatto. Il titolo è fortissimo, stiamo parlando di uno dei titoli più forti in assoluto, che continua ad aggiornare i massimi, ed è quello che poi trascina anche il mercato sui massimi. Come dicevi tu, oggi lo Standard & Poor's indice, non il future, ma l'indice oggi ha fatto registrare il nuovo massimo di sempre. Il future l'ha fatto invece 2 giorni fa. Per chiudere, insomma, sulle società che hanno pubblicato i propri conti a mercati chiusi e quindi prima dell'apertura di Wall Street, invece ha pubblicato Microsoft che registra a sua volta un meno 2,87, non così pesante come Spotify o come anche Pinterest, ma comunque si tratta di un ritorno ai valori della seconda settimana di aprile. Non so se i supporti, insomma, nel brevissimo stanno tenendo, o se invece c'è il rischio che si vada magari al gap up precedente, quello tra il 7 e l'8 aprile. Allora, il titolo Microsoft aveva fatto registrare il suo massimo di sempre ieri, Proprio ieri, trasmesso. sì. Ha rilasciato i dati sono stati anche molto buoni, cioè i dati trimestrali, però la guidance non ha soddisfatto, è stata sotto le stime. Quindi già a partire da ieri sera, il titolo ieri sera perdeva quasi $10, invece adesso siamo a una variazione di $7, quindi ha recuperato qualcosa rispetto alle prime, diciamo, impressioni che ha avuto il mercato subito dopo il rilascio dei dati. Da un punto di vista grafico, dobbiamo valutare la chiusura di oggi, perché se dovesse chiudere al di sotto del valore, diciamo, quello che è stato il minimo del 14 aprile, cioè la chiusura al di sotto di 255,59, potrebbe iniziare una fase negativa. Il tutto naturalmente va preso con diciamo, in funzione anche di quella che sarà la reazione del mercato alle parole di Powell stasera, perché è questo il vero driver del Eh sì. mercato. Le trimestrali non hanno fatto altro che confermare quelle che erano le attese. In alcuni casi sono state anche battute le attese, però vivevamo già un trend rialzista forte in cui era scontato che le trimestrali fossero state buone. Quindi vediamo stasera come reagisce il mercato alla chiusura, proprio alla chiusura del mercato alle 22. Valutiamo anche le altre due trimestrali importanti, poi a fine mese, a fine aprile, riusciamo a fare un quadro generale della situazione. Per
va comunque detto che il trend resta rialzista, lo Standard & Poor's sta dimostrando continuamente, aggiornando nuovi massimi, quindi finché non vengono violati supporti che sono molto lontani, sullo Standard & Poor's il primo supporto importante, magari condivido il grafico, faccio vedere un Certo. grafico settimanale, dello Standard & Poor's. Diciamo, il grafico dei grafici per me è questo. Questo è il grafico settimanale, vediamo dal minimo del marzo 2020. Questo è l'angolo principale di Gann sul time frame settimanale. Questo angolo è stato testato per la prima volta all'inizio di marzo, poi è stato ritestato in maniera perfetta alla chiusura del quadrato di 52 settimane, cioè alla chiusura dell'anno, esattamente come minimo settimanale. Da questo minimo il mercato è ripartito con una velocità doppia rispetto all'angolo, perché stiamo tracciando sull'angolo 2x1, vedete, faccio uno zoom così si vede un po' meglio. I primi target di prezzo sono poco sopra i livelli attuali, quindi 4.208, e poi c'è questo target importante che è 4.254 parlo del valore del future giugno, questo è il grafico del future giugno. Ora, finché siamo sopra questo angolo rosso, anche eventuali discese non sono fisiologiche, ecco, non comportano preoccupazioni di sorta. Il livello importante è questo, ma è molto giù, è 3.850, è il minimo di marzo, minimo della settimana che chiudeva l'anno con l'anno precedente. Finché siamo sopra, il trend è rialzista e aspettiamo. Ora vediamo la valutazione che farà il mercato delle parole di Powell. Io non mi aspetto ancora un cambiamento neanche nella dialettica di Powell, sarà ancora ampiamente colomba, anche se il mercato e i giornalisti proveranno a tirare fuori la parola tapering, magari non la pronuncerà oppure la lascerà intendere. Credo che la vera riunione importante sarà quella del 16 giugno, se non mi sbaglio. Quella sarà quella importante che deciderà, farà da spartiacque per la politica monetaria. Prima di allora non credo che vedremo neanche cambiamenti forti nella politica della Banca Centrale Americana. Con Paolo Nardovino, a questo punto entriamo appunto nella questione della conferenza della Fed, conferenza stampa, perché come detto più volte dal comunicato stampa ci si aspetta poco o nulla. Sul fronte della conferenza stampa, Paolo, la sensazione è che, dato che abbiamo parlato adesso, fino adesso di titoli e di supporti e resistenze, mi immagino già Powell che farà da resistenza a tentativi di spike rialzisti da parte dei giornalisti, che cercheranno in qualche modo anche solo di fargliela pronunciare la parola tapering, dato che l'ultima volta, insomma, la sensazione era che ci fosse una discreta riluttanza a utilizzarla come espressione, magari poi parlare di quello che può comportare, cioè allentare le misure di sostegno verso l'economia, dato che dall'occupazione e dall'inflazione arrivano risultati confortanti, ma comunque cercare quantomeno di rinviare, no? Gli stimoli da parte dei giornalisti su questo fronte, che sarà un po' l'argomento più sentito da mettere sul tavolo questa sera. Sì, io penso che continuerà a fare da resistenza, ecco, per utilizzare lo stesso linguaggio che hai utilizzato tu. Farà ancora melina, anche perché i dati sull'inflazione sono comunque in rialzo, ma non sono ancora preoccupanti, ecco, diciamolo, l'inflazione si sta assestando su tutte le curve al di sopra del 2%, però il cambio che ha fatto la Banca Centrale Americana, proprio il cambio di politica che considera non più l'inflazione puntuale, ma l'inflazione media al di sopra del 2%, consente anche sforamenti fino al 3%. Quindi allo stato attuale io penso che non ci saranno grosse novità. La novità potrebbe arrivare invece alla riunione di giugno, quella che sarà la riunione di giugno. Allora probabilmente avremo dei dati nuovi. Ieri abbiamo avuto un dato importante sul mercato immobiliare che ha mostrato un forte rialzo dei prezzi.
Poi c'è stato anche oggi, vediamo, continua a esserci un rialzo anche del prezzo del petrolio. Abbiamo visto oggi, c'è il dato sulle scorte, il petrolio sta facendo più 2, quindi anche da un punto di vista di quest'altro fattore, diciamo, l'indicatore, il prezzo del petrolio è comunque un indicatore per l'inflazione, potrebbero esserci dei movimenti. Però allo stato attuale, ripeto, non vedo grossi motivi per far cambiare il parere al presidente della Fed. Poi va comunque detto che dobbiamo anche analizzare, questo sarà fatto nelle prossime settimane, se c'è unanimità o meno nel board della Fed. Questo Certo. è anche un aspetto che va valutato, perché se iniziano ad esserci delle voci contrarie, allora potremmo assistere alla prossima riunione, magari ad un cambiamento leggero di atteggiamento. Ma io credo che prima della fine dell'anno non vedremo inversioni o modifiche alla politica. Quello che invece vedremo, a mio avviso, è entro la fine dell'anno un nuovo aumento del rendimento sui titoli decennali del decennale americano, perché dopo i massimi fatti in area 101,77 c'è stato il ritracciamento, che però non ha bucato l'1,50, e oggi siamo nuovamente in area 1,63, 1,63,8 adesso. Stiamo consolidando quello che è stato il rialzo della prima parte dell'anno. A mio avviso questo sarà per la seconda parte dell'anno uno degli indicatori da avere sotto l'attenzione, e credo che sicuramente supereremo il 2%, ma ci sono alcuni operatori che ritengono addirittura possibile il raggiungimento a fine anno del livello del 3%. E ricordiamo che il livello del 3% sul decennale americano era quello che avevamo avuto a dicembre del 2018, quando c'era stata il primo accenno al tapering. L'avevamo avuto da ottobre a dicembre, poi a dicembre c'è stata l'inversione della politica monetaria. Quindi quest'area qui di prezzo intorno ai 3,2-3, che a mio avviso rappresenta il target di questa fase rialzista, potremmo vederla tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio dell'anno 2022, e questo sarà il momento spartiacque anche per la politica monetaria della Fed. Petrolio a 64,19 dollari al barile, più 1,77%. Le scorte rispondono che sono inferiori alle attese e quindi è un dato che a favore della risalita del prezzo. L'attesa era 0,659 milioni di barili, il dato è di 0,090 milioni di barili, dunque c'è un calo delle scorte e questo prezzo viene ben gradito, insomma, dal mercato in questo caso, mentre sui dati degli Stati Uniti, questa è un po' la panoramica che ci fa vedere sia il tasso di disoccupazione sceso, ma anche l'inflazione, sia su base mensile più 0,6% rispetto allo 0,4% precedente, più 2,6% su base annuale rispetto all'1,7% rilevato precedentemente. Questi alcuni degli indicatori che sicuramente verranno utilizzati oggi in conferenza stampa con Jay Powell, conferenza stampa che seguiremo come di consueto con Alexander Georgieva e la sua traduzione simultanea. Io intanto ringrazio Paolo Nardovino per averci apparecchiato la tavola sostanzialmente sul fronte della Fed, come spesso facciamo. Buon lavoro Paolo, mentre in analisi ovviamente per seguirlo da vicino. Buon lavoro e a presto. Grazie, grazie Giacomo, un caro saluto a tutti gli spettatori di Le Fonti.